Beh, devo dire che mi sento benissimo. Io sto bene, no, sto bene. Devo dire che non mi posso lamentare, ecco. Perché se mi potessi lamentare, mi lamenterei. Quando io scrivo una canzone, io cerco di esprimere con una frase o con una parola, capito, che mi viene così dall'inconscio, una sensazione complessa. Vengono da sole un po', l'ho scritto anche in una canzone, basta aspettare che arrivino e cioè aspettare, creare le condizioni. Ecco, un'altra cosa che posso dirti sempre del mistero di come si scrivono le canzoni. Io creo le condizioni per cui succedano le cose, cerco dei momenti nei quali non esiste più l'orario del te il tempo. Cioè mi ritiro per esempio, non so, o nel mio studio, ma che vado dove non c'è l'ora. Il tempo non esiste, allora lì a quel punto io comincio a suonare la chitarra e strimpello, mi diverto a delirare, deliro e poi dopo a volte vengo fuori delle canzoni, a volte passo tutta la notte insonne e mi sento molto stanco e stupido il giorno dopo. Però è il prezzo che si paga. A volte mi fuori una canzone e a quel punto invece mi sento soddisfatto e dico: cazzo, eccola qua. Quando cammino su queste dannate nuvole, vedo le cose che sfuggono dalla mia mente. Quando cammino su queste dannate nuvole mi è Non venuta così, dura capito? niente, dura e questo lo sai, però non ti ci abitui mai. Nei momenti nei quali sono in questa condizione, del periodo creativo soprattutto anche in quel mondo lì nel quale vivo parecchio io, nell'immaginazione, via. Quando sono su queste nuvole, ecco, non sono così soffici, bianche, pulite sempre, anzi, ci sono anche piene di, capito, insomma, di sensazioni, emozioni forti, insomma. Chissà perché. Dannate nuvole è un po' per come dire, come si potrebbe dire in americano, fucking nuvole, no? Ecco, potevo dire quando sono su questo cazzo di nuvole, si può dire cazzo, no? Come dannazione quando c'era il Tex Willer che diceva dannazione, no? Io sono un lettore di fumetti. Quando mi sento di dire la verità, sono confuso. E questo altrove, no? Mi viene improvvisamente l'idea che niente dura, niente dura, niente dura, niente dura. Infatti nella canzone niente dura, niente dura, niente dura, non è mai continuato una vita a dire niente dura, perché niente dura, capito? Questa è una cosa che a me non piace per niente, per esempio, perché io non sopporto le cose che non durano. L'ho scritto anche in un'altra canzone. Continuerai, chissà perché. Ho dei problemi con le cose che finiscono, per esempio. Cioè, mi dispiace un casino tutte le volte che finisce qualcosa, quando qualcosa la devi abbandonare, quando poi viene abbandonato, cioè. Eppure niente dura, perché niente dura, non l'ho inventato io perché era detto Eraclito per primo, tanto per fare il discorso un po' anche così, no? Tanto, tanto per...